Ragazzi, qua è Leonion Alfip e siamo qui per un nuovo video del nostro Road to Random. Pronti per tre partite, come sempre iniziamo con un giocatore oro random da inserire nella squadra. Ok, il primo giocatore di oggi è Victor Ruiz, che andremo subito a comprare e mettere nella rosa e vedremo un po' che rosa ci viene fuori. Ok, questa è la rosa, ho dovuto usare sia Gabriel che Ruiz e è venuta fuori un'ibrida tra Bundesliga, Liga BBVA e al J League. Un po' una merda, però, cioè più che altro c'è Bender lì messo a caso. Ci potrei mettere anche Aubameyang. Forse è meglio Aubameyang, è più adatto. Quindi con Aubameyang magari un po' più offensiva e possiamo andare a giocare la prima partita in divisione 5. Siamo a 7 punti. Non stiamo andando benissimo, come sempre iniziamo le divisioni un po' a merda. No, vai. Di Maria, Sturridge, Lloris in porta. Poi non so perché ha Santon a sinistra. Vargas è bugheato, quindi ci sta anche Rojo. Vai! Dai, era buono! Oh, Gabriel! No, cosa ha levato Lloris? Grande Gabriel qui. Vai per Gabriel! No, di fuori gioco, ma che gol aveva fatto! Vai per Immobile! Vai, Ciro! Tiracelo! Cos'era? Una cagatina! Vai! Aubameyang! E c'è il gol! Aubameyang! E Luis Gustavo, volevo dire! 1-0! Grandissimo gol di Luis Gustavo! Che giocatore! Perché per lui, chi gliela voleva passare? Non lo so. Comunque, finisce il primo tempo 1-0. Ottimo primo tempo, la squadra si sta comportando bene, non c'è niente male, il Ciro Immobile sempre forte. Aiuto! No, non svenire così! Adler! Vai per Ciro! Un po' lunga! Oh, Ciro! E però anche questa non la prendi! 2-0! 2-0, grandissimo Aubameyang stavolta, sì, stavolta è proprio lui. Al 60esimo, ottimo così. Ciro. Mierzewiski, 3-0. Che gol bellissimo. Vabbè, un po' di culo sul rimpallo, poi Mierzewiski riesce a passare tra due avversari e poi scaraventa in porta. Io dico, non può nulla. Partita archiviata. E lo sapevo, faceva gol, lo sapevo. Adel a vuotissimo. Ottimo. Vai Gabriel. E c'è il gol di Gabriel. Finalmente. Il quarto gol lo fa proprio lui. L'argentone incredibile. 74esimo. Ed adesso è chiusa. Ora lo posso dire. E finisce qua 4-1. Ottima vittoria. Veramente convincente. 4 gol segnano veramente tutti in questa squadra. Incredibile, non ha segnato Immobile. Almeno per una volta. Segna Aubameyang, segna Luis Gustavo, segna Mierzewiski e segna Gabriel, l'argentone incredibile. Quindi abbiamo sbloccato un giocatore oro random. Vediamo un po' chi è. Attenzione, Ioannis Feftazidis è il giocatore che andremo adesso subito a comprare. Feftazidis è anche utile, è un'ala destra, strano, non abbiamo neanche una della destra, però può essere utile. Adesso vediamo un po' che squadra riesco a farmi. Ok, questa è la squadra che sono riuscito a farmi, in ibrida tra Serie A, BBVA e Ligue 1. Non è male, 93 di intesa, c'è Feftazidis sulla destra, quindi andiamo a cercarsi una bella squadra con capitano Mosciolivo, morto vivo, come volete voi. Basta non lo chiamate Montolivo perché non è il supernome. Con i Barboli, Tevez, vabbè. Una Serie A abbastanza classica. Ma è Zapata. Sono Zapata terzino perché non ne ho della Serie A. E va bene lui. Buono Cerci. Vai, incrocia. Cerci, 1-0 al sesto minuto. L'apre lui, subito. Alessino Cerci. Cosa ha sbagliato il Barbo? Vai. Buono Ciro di prima. Sarebbe stato un gol bellissimo, però purtroppo un po' impossibile da fare.
Finisce qua il primo tempo 1-0. Non stiamo giocando male, però l'avversario è buono. Si rende pericoloso spesso con i contropiedi. Di Barbo e Tevez, ragazzi, sono micidiali in contropiede. Bacino. E mamma che gol. E che gol. 2-0 al 60esimo. E qui Ciro fa vedere di che pasta è fatto. Ne scarta due, sempre col ball roll. Uno. Ed ecco il secondo. E poi una bomba di esterno nel set. Imparabile. Vai. Di prima Griezmann traversa. Ma come stanno giocando ancora Griezmann? Però questo fa cagare. Pericolo, è tutto solo. Prova in porta. E vabbè, Neto, però se non copri la porta, 2-1 Tevez. Ed adesso è pericoloso perché solo un gol di vantaggio non basta. Non c'era neanche più quadrato troppo. Sì, fallo. Oh mio Dio. Stavo per fare questa punizione, non ci credo mai. Ma come poi? Tiro di merda. Prendetegliela. No, perché non vanno sulla palla? La guardano. È bella, non mi interessa. Mai su una respinta, mai. Eccolo, lo sapevo io. Lo sapevo. Oh mio Dio, via sta palla, via. Via prima che ci faccia gol, via. Finisce qua. Finisce qua. Che patire, ha preso tipo 3 traverse pali alla fine. Mamma mia, perché devo patire sempre così? 2-1, un'altra vittoria, altri 3 punti, ma c'ho ancora i brividi. Quindi vediamo un po' chi è il secondo, anzi il terzo giocatore oro random di questo episodio, non male per ora. Ok, Thiago, il terzo giocatore, un altro giocatore dell'Atletico. Parecchi giocatori, cioè abbiamo Griezmann, Cerci, Thiago adesso. Non è male, dai. 95 di intesa, 80 di valutazione. Immobile, Cerci in attacco. 4-3-2-1 con Schürrle, Willian dietro Van Persie. Centrocampo, Oscar, Fellaini, Matic. Ho visto squadre molto più forti. Possiamo farcela, possiamo fare un altro filotto di vittorie. Non sarebbe male. Cerci dalla distanza, bruttissimo il tiro, però aveva scavalcato il portiere. Buono Ciro, immobile al 16esimo. Ottimo inserimento, proprio sul filo del fuorigioco. Pallone a 0, qua che lo vede. Grande assist, grande gol. Tirati. Però la deviazione, cazzo. Non faceva mai gol di lì, mai. Non sarebbe mai entrato. Qui la deviazione, sì, cazzo ti riguarda un gol di merda. Vai Cerci! Cos'è? Non puoi prendere traversa di lì, no. No. Ma vaffanculo, dai. Ma come si fa? Ma non si può, dai. Non si può. Un culo così. Dai, come fa a vincere questo? Ha fatto 2 tiri, ha fatto. Ma guarda come poi. Cosa fa il mio difensore lì? Cosa fa? No, fanculo. No. Ha fatto 3 tiri, ha fatto. Vai Ciro. Vai Ciro. E sì, 2-2. E sì, 2-2. 38esimo. Vai Ciro ancora. Ciro ancora 3-2. 2 minuti dopo nemmeno. 3-2, ancora Ciro. Questi filtranti funzionano, è una meraviglia. Vai Ciro. Ma non c'è il portiere. Ciro 4-2. Ma cos'è? Finisce il primo tempo 4-2. Il primo tempo veramente rocambolesco. 6 tiri a testa. Ciro si è infortunato e fa gol. 5-2. Però quello che mi preoccupa di più è l'infortunio di Ciro. Comunque dovrei avere le guarigioni, quindi male sicuro. Ciro è troppo importante per la nostra squadra. Finisce qua 5-2, grandissima vittoria. Secondo tempo molto noioso rispetto al primo. Va benissimo così, 3 vittorie su 3. Questo episodio è andato veramente meglio rispetto agli scorsi. E quindi abbiamo preso 9 punti. Siamo matematicamente in divisione 4 e abbiamo 2 partite nelle quali basterà una vittoria per vincere il titolo. Quindi possiamo chiudere la divisione con una partita in anticipo e non sarebbe male risparmiare una partita nel nostro cammino. Vedremo però nel prossimo episodio se riusciremo a farcela. Intanto vediamo chi è l'ultimo giocatore di questo episodio.
Sebastian Prodl è l'ultimo giocatore, non è proprio quello che volevo, anche perché come difensore centrale è il secondo difensore della Bundes, perché avevamo solo Hummels prima di lui, però è un po' una merda, un po' cacane, però magari per una full Bundes potrà essere utile. Quantomeno abbiamo risparmiato un po' di crediti, 650, comunque se lo scarto mi dà gli stessi crediti praticamente. Vedremo un po' al prossimo episodio come andrà, che squadra riuscirò a farmi e se vinceremo il titolo della divisione 4. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.